Sul Forex sono tornati convinti gli acquisti sul dollaro, che si è riportato in area 120 contro lo yen, sulla scia dei positivi riscontri arrivati dal mercato immobiliare statunitense e la conferma da parte di Janet Yellen dell'intenzione della Fed di apportare un primo rialzo dei tassi nel corso di quest'anno. Il biglietto verde, archiviato il terzo trimestre consecutivo in progresso, potrebbe trovare nuovo supporto nei dati di marzo sul mercato del lavoro statunitense, in arrivo venerdì. L'economia turca riprende vigore con un progresso annuo del 2,6% nel quarto trimestre del 2014, in accelerazione rispetto al trimestre precedente e superiore rispetto al più 2,1% atteso dagli analisti. Su base trimestrale, la crescita è stata dello 0,7%. L'impulso positivo arrivato dal PIL ha rafforzato la lira turca, tornata in area 2,80 contro l'euro. Ritorno nei prezzi dei minimi a 6 anni per il dollaro australiano, sulle crescenti attese per un taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia nella riunione in programma settimana prossima. L'approccio sempre più espansivo della RBA e i cali dei prezzi delle materie prime dovuto al rallentamento della Cina comporteranno, secondo gli analisti di Pinco, nuovi cali dell'Aussie. Anche lo yen è visto arretrare se la Bank of Japan opterà per nuove misure di stimolo. Buongiorno a tutti e bentornati in diretta dagli studi di Finanza Online TV per una nuova puntata di Forex Time. La settimana trascorre in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano che verranno pubblicati venerdì. Che effetto avranno su un dollaro che nelle ultime sedute è tornato a rafforzarsi, complici anche alcuni dati macroeconomici positivi come per esempio quelli giunti dal mercato immobiliare? Di questo parleremo anche della prossima riunione della Reserve Bank of Australia e delle dichiarazioni del governatore della Bank of Japan, Ruiko Kuroda. Lo faremo con i nostri esperti, ma intanto salutiamo il sempre gradito ospite, Fabio De Cillis, Premium Client Manager Digi. Indirizzi a cui potete scrivere per le vostre domande via email a forextime@finanzaonline.com. Via Twitter a @_ForexTime. Siamo già pronti per il primo collegamento in diretta con la sala operativa di IG a Milano, c'è Filippo Diodovic. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Allora parliamo di dollaro, è tornato a rafforzarsi, complici dati macroeconomici positivi. Secondo te, visto che in particolare contro l'euro per la questione greca il dollaro è tornato anche sotto 1,08, è più facile che vedremo i minimi a 1,05 o che si torni sopra 1,10 e magari fino a 1,20 come hanno azzardato alcuni analisti di una grande banca italiana? Sì, noi crediamo di più nelle prospettive ribassiste e avevamo molti dubbi sulla reazione che aveva iniziato il cambio euro-dollaro nelle scorse settimane e la ritenevamo fisiologica, diciamo, dopo i fortissimi ribassi evidenziati negli scorsi mesi. Crediamo sempre che le politiche divergenti delle due banche centrali porteranno sempre il cambio euro-dollaro a scendere. Ecco, l'unica, diciamo, possibile sostegno all'euro potrebbe essere una risoluzione della crisi in Grecia, ma sappiamo come ormai da tantissimo tempo si continua a parlare fra l'esecutivo di Atene e i creditori e una soluzione anche nel breve periodo non sembra che sia possibile trovare. Quindi ecco, il dollaro dovrebbe essere comunque sempre di più sostenuto dai dati macroeconomici. Abbiamo visto il settore immobiliare continua a evidenziare dati molto importanti e chiaramente venerdì i non farm payrolls saranno la cartina di tornasole per quanto riguarda l'andamento del mercato del lavoro, che ha evidenziato per tantissimi mesi dati molto positivi, cifre molto positive. Ecco, oltre, diciamo, alla crescita di nuovi impieghi e al tasso di disoccupazione, che è atteso intorno al 5,5%, quindi invariato rispetto al mese precedente, sarà molto importante guardare anche la crescita dei salari, perché è un dato che la Federal Reserve sta controllando con particolare attenzione, visto che più aumentano i salari, più, diciamo, c'è più propensione per i lavoratori a spendere, quindi a aumentare i consumi.
Le attese sono per un più 0,2% su base mensile rispetto a un più 0,1% di febbraio, quindi ci dovrebbe essere un leggero miglioramento. Ecco, è un dato comunque da monitorare con grande attenzione, e visto che poi la giornata di venerdì sappiamo che la maggior parte dei mercati finanziari sono chiusi, ecco, potrebbe creare sicuramente un po' di volatilità sui mercati, quindi è un dato sicuramente quello di non farm payrolls che potrebbe dare direzionalità, soprattutto se dovesse essere, ecco, molto differente rispetto alle aspettative di mercato. Senti, sull'euro dollaro, Fularino da Milano ci chiede se possiamo dare una visione più di lungo termine. Che cosa possiamo dire graficamente sull'euro dollaro sul lungo termine? Sì, allora, per una visione di lungo termine, quindi pensiamo 6-12 mesi, il cambio euro-dollaro, secondo le nostre tese, continuerà a prolungare questo calo che è evidenziato già nei mesi scorsi. Quindi crediamo che entro fine anno possa scendere anche al di sotto della parità, quindi un obiettivo a fine 2015 a 0,90, ma proprio questo perché le politiche monetarie delle due rispettive banche centrali saranno completamente divergenti. Una BCE che sarà accomodante per lunghissimo tempo con un piano di quantitative easing che durerà almeno fino a settembre 2016, mentre la Federal Reserve dovrebbe passare, cambiare rotta. Soprattutto sarà molto importante vedere l'andamento del cambio euro-dollaro nell'autunno, quando si avvicinerà la possibilità che la Federal Reserve rialzerà i tassi di interesse, e noi ci aspettiamo che possa essere il mese di settembre o il mese di ottobre. Quindi, ecco, questo periodo porterà un'ulteriore estensione del ribasso del cambio euro-dollaro. Ecco, gli obiettivi sono 0,90 e 0,85, quindi livelli molto bassi, ma questo noi ci aspettiamo per un cambio che è vero è già sceso molto, ma può scendere ancora ulteriormente. Spostiamoci a vedere quello che farà la Reserve Bank of Australia, che si riunisce settimana prossima. Le attese sono per una conferma dei tassi di interesse al 2,25%, però non sono pochi gli analisti che prevedono che i tassi possano essere tagliati, vista la debolezza dell'economia australiana, che subisce a sua volta la debolezza, le incertezze di quella cinese. Che cosa ne pensi, Filippo? Sì, hai detto giustamente, l'economia australiana sta soffrendo da parecchio tempo, anche sia per il rallentamento della crescita economica cinese, sia per, diciamo, il forte ribasso dei prezzi delle materie prime. Quindi, ecco, un'economia che ha bisogno di stimoli da parte delle politiche economiche, quindi sia monetarie che fiscali. Ricordiamo come il dollaro australiano rispetto al dollaro statunitense da negli ultimi 6-7 mesi si è deprezzato di quasi il 20% ed è arrivato su minimi importanti, minimi che non toccava dal 2009 circa. Ecco, quindi noi ci aspettiamo che la riunione della RBA può essere molto interessante, perché sono elevatissime le probabilità che possa diminuire i tassi di interesse di 25 punti base. Perché? E se non lo fa questa riunione, lo farà nel prossimo meeting, quindi nel prossimo meeting di maggio. Ecco, perché può farlo subito, può anticipare con questa manovra? Perché avrebbe uno shock positivo sui mercati, ridarebbe, diciamo, fiducia agli investitori, e questo potrebbe portare molta positività. Ecco, l'unica, diciamo, un po' di dubbi che hanno i membri del Consiglio monetario, della Commissione monetaria, è che potrebbe, diciamo, creare un ulteriore ribasso del costo del denaro, potrebbe dare, diciamo, sempre più creare questa bolla immobiliare, quindi aumentare i prezzi delle case, che sono, insomma, già un po' aumentati, visto ricordiamo come anche in Australia siamo sui livelli più bassi di sempre per quanto riguarda i tassi di interesse, quindi sicuramente una politica monetaria accomodante come lo sono le altre, diciamo, politiche monetarie delle banche centrali, insomma, degli altri paesi industrializzati. Riassumendo dal punto di vista grafico, comunque tu vedi in serio pericolo i minimi di dollaro australiano, dollaro americano, che sono stati raggiunti in questo periodo 0,758 circa. Sì, ecco, questi minimi che sono stati toccati recentemente potrebbero essere infatti un supporto molto importante. Ecco, se, come crediamo, verranno violati al ribasso,
qui l'estensione del potremmo assistere proprio a un'estensione del calo, si creeranno proprio i presupposti per un'ulteriore discesa verso target ancora più basso, quindi verso target intorno ad area 0,70, che può essere insomma un target interessante per un obiettivo di 1-2 mesi. Perfetto, grazie Filippo. Passiamo ora al Giappone. Il governatore della Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, ha detto che si aspetta nel primo semestre fiscale nell'ultimo semestre fiscale del 2015, quindi sostanzialmente inizio 2016, un rialzo dell'inflazione, ma prima probabilmente bisognerà passare per livelli di inflazione di nuovo negativi. Che armi ha a disposizione Kuroda per combattere la bassa inflazione e la deflazione in Giappone? Le utilizzerà secondo te? Sì, il Giappone, diciamo che i dati sull'inflazione che abbiamo visto recentemente hanno mostrato un rallentamento. Avevamo visto come a gennaio l'indice dei prezzi al consumo aveva mostrato un più 0,2%, già a febbraio siamo tornati a zero e probabilmente a marzo andremo negativi. La politica monetaria di Kuroda, come sappiamo, è ultra accomodante, difficilmente crediamo che possa, diciamo, ampliare il piano di quantitative easing, continuerà, diciamo, con questa politica, nella speranza che i prezzi al consumo torneranno a rialzarsi. Ricordiamo come c'è un effetto molto importante del livello basso dei prezzi energetici, quindi ecco, che crediamo possa essere temporaneo, quindi ecco, per quello Kuroda fa queste dichiarazioni pensando che nel 2016, non essendoci più, diciamo, l'effetto temporaneo della discesa dei prezzi petroliferi, l'inflazione potrebbe ritornare ad avvicinarsi all'obiettivo del 2%. Ecco, solamente ecco, se questo pattern dovesse essere interrotto, Kuroda potrebbe decidere ulteriori misure straordinarie, ma al momento non ci dovrebbero essere, nonostante, come detto, inflazione e anche alcuni dati macroeconomici non sono stati particolarmente positivi per l'economia giapponese. Insomma, abbiamo avuto proprio recentemente il rapporto Tankan, che misura un po' l'andamento del settore manifatturiero giapponese, e ha un po' deluso le attese, quindi un'economia giapponese che evidenzia un po' dati contrastanti. Sappiamo però come gli obiettivi della Abenomics, quindi delle politiche monetarie di Kuroda, delle politiche fiscali e delle riforme strutturali del primo ministro Shinzo Abe, sono obiettivi chiaramente di lungo periodo. Il Giappone deve uscire da una deflazione che ha durato più di un ventennio, quindi sicuramente stanno facendo dei passi in avanti, fanno due passi in avanti, un passo indietro, però al momento sembra che l'obiettivo di raggiungere, insomma, ce la possa fare. L'abbiamo visto anche, diciamo, un po' sull'indice azionario, come l'indice azionario abbia evidenziato dei record importanti. Per quanto riguarda, ecco, il cambio dollaro-yen, nel 2015 è un po' fermato, perché insomma da inizio 2015 era intorno a 120, siamo più o meno su quei valori. C'è una resistenza importante a 122, ecco, se superato quel livello il dollaro-yen può tornare getterebbe le basi per un ulteriore allungo verso anche 125-126. Ecco, stiamo solamente attenti a mantenersi al di sopra del supporto di 115-80, che diciamo è un po' questo, un sostegno di medio periodo che regge la tendenza rialzista di lungo. Perfetto, grazie mille Filippo allora della tua partecipazione, ti auguro buona Pasqua e buon lavoro. Grazie anche a voi. Vediamo quindi i dati macroeconomici che ci accompagneranno nei prossimi 7 giorni. Allora, si comincia con il dato più importante della settimana, che sarà venerdì, sono i dati sul mercato del lavoro americano. Si attendono 250.000 nuovi posti di lavoro contro i 295.000 del mese precedente. La disoccupazione dovrebbe essere stabile al 5,5%. I salari, come ha detto Filippo Diodovic, dovrebbero essere cresciuti dello 0,2% mensile. Oggi, sempre negli Stati Uniti, viene pubblicato l'ISM manifatturiero di marzo, atteso in calo a 52,5 da 52,9. Per quanto riguarda le banche centrali, gli appuntamenti saranno domani con le minute della riunione della BCE del 4-5 marzo scorso, settimana prossima con la riunione della Reserve Bank of Australia, di cui abbiamo detto, sempre martedì prossimo si riunisce anche la banca centrale indiana, mentre nella notte tra martedì e mercoledì tornerà a parlare il governatore della Bank of Japan, Kuroda.
Siamo pronti ora per accelerare e vedere l'operatività dei trader. Sono in collegamento con noi Mauro Tartamelli e Marco Bo. Benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Dunque, cominciamo con una domanda a Marco e gli chiediamo che cosa c'è sul suo menu oggi. Ma allora, io oggi vorrei parlare di dollaro yen. Nell'ultima settimana il cambio si è mosso in un trading range di circa 200 punti, dai minimi di 118,30 ai massimi di 120,30. Se posso chiedere una mano ad Alessandro, grazie ad una slide che ho preparato. La stiamo vedendo adesso, quindi puoi parlare tranquillamente. In questa slide viene mostrato il cambio dollaro-yen sulla scala di sinistra con il posizionamento del COT, quindi il posizionamento sul mercato dei futures da parte dei grossi player. Vediamo come c'è divergenza tra il prezzo di dollaro-yen che sta continuando comunque a salire e il posizionamento short su tale cambio con riferimento al mercato dei futures. Questa divergenza, a mio avviso, non può essere ignorata in eterno dal mercato, pertanto io mi aspetto uno storno nei prezzi e andrei short da queste aree sul cambio intorno a 120,20-120 con appunto uno stop sopra l'area menzionata prima da Diodovic a 122,50 come chiusura di giornata e due target, uno a 116 e uno a 114. I fattori di rischio per questa tipologia di posizionamento a mio avviso sono due. Uno, un possibile dato positivo sui non farm payrolls e soprattutto un'ulteriore crescita da parte dei salari americani, e due, la Bank of Japan con il grilletto puntato ad aumentare la base monetaria del QE. Se questi due fattori di rischio non dovessero paventarsi, io mi aspetto che il cambio dollaro-yen nel breve periodo possa subire uno storno consistente. Senti, posso farti una domanda rapidissima, con risposta rapidissima, che è arrivata da casa, da Felix Star 87 sull'euro-yen. Lui ha notato la formazione di un'interessante testa a spalle che potrebbe portare il cambio sotto 115 nel medio e lungo periodo. Riesci a dirci qualcosa su questo? Sì, sicuramente se uno guarda su base giornaliere settimanale l'euro-yen, penso anch'io che possa essere ribassista nel medio periodo. Il fattore Grecia, così come anche sull'euro-dollaro, può pesare nel breve con magari anche degli storni di 3-4 figure in area 135 per poi iniziare un sentiero di discesa. Credo che nel lungo periodo si possano rivedere livelli in area 115-110. Perfetto, passiamo ora a sentire quello che è la risposta di Mauro Tartamelli. Che cosa stai seguendo tu? Allora, io mi sto concentrando nelle ultime settimane sull'euro-dollaro australiano. Questo è un cross molto interessante perché quando prende una direzione la mantiene per parecchie giornate, anzi anche qualche settimana. Attualmente sono rialzista da 1,39 con un obiettivo in area 1,43. Su quel livello diciamo avrò particolare attenzione perché dovessimo proseguire velocemente al rialzo il target potrebbe essere anche 1,45, però io credo che a 1,43 il cambio si fermerà e riprenderà il suo trend ribassista. Quindi io consiglierei un'operatività appunto ribassista con possibile ingresso in area 1,4280-1,43 con uno stop abbastanza largo, quindi anche una size ridotta su questo cross. Quindi stop 1,44 e potenziale target anche 1,30. Io mi aspetto un bel trend ribassista anche in virtù appunto delle politiche monetarie differenti dei due paesi, con un'Australia che è relativamente più solida del vecchio continente. Soprattutto la prossima settimana ci saranno dati importanti. Uno, la banca australiana dichiarerà il livello dei tassi, anche se non sono previste sorprese, e dovrebbero esserci anche dei dati sul settore edilizio. Quindi li osserverei con particolare attenzione perché potrebbero già innescare il movimento ribassista.
Se non dovessimo arrivare a 1,43 si potrebbe comunque provare l'operazione al ribasso alla rottura di area 1,40. Perfetto. Comunque in entrambi i casi aspetterei di vedere che non superi l'area 1,43 prima di aprire la posizione al ribasso. Perfetto, grazie Mauro. Adesso acceleriamo ancora il ritmo con le domande da 45 secondi della sfida. E riprendiamo con te Mauro, parliamo di euro-dollaro, che operatività, che posizioni, che livelli vedi su questo cross, sul classico euro-dollaro? Allora, la mia view rimane sempre ribassista, quindi ogni, diciamo, rimbalzo tecnico per me è un'opportunità per entrare al ribasso. Attualmente sono al ribasso proprio dall'area che stamattina ha funzionato benissimo come resistenza, da 1,0775. Quindi stai guardando un grafico orario? Anche orario 5 minuti, comunque supporto, la resistenza si vede bene. Mm-hmm. Sì. Io proverei a tenere il ribasso con obiettivo 1,05 settimanale, quindi secondo me in chiusura di settimana ritorneremo sui minimi di 2-3 settimane fa. Tutta l'analisi verrebbe invalidata al superamento di 1,08, quindi sopra 1,08 long, altrimenti rimaniamo ribassisti. Per chi non fosse dentro si può aspettare uno storno in area 1,075 per rientrare al ribasso. Perfetto, grazie mille. Ora sentiamo Marco, la sua operatività sull'euro-dollaro. Ok, euro-dollaro ha recuperato circa il 3% dai minimi e ha fallito due volte il breakout in area 1,10. Io rimango nel breve periodo tendenzialmente positivo, quindi rialzista sull'euro-dollaro, soprattutto qualora si dovesse arrivare a un nuovo accordo sulla Grecia. Pertanto io andrei long da queste aree 1,0730-1,07, con stop intorno a 1,0550, quindi 150 punti, e due target, uno a 1,0950 e uno a 1,11. Fantastico, grazie mille. Continuiamo con te, parliamo ora di dollaro americano franco svizzero. Diamo una risposta a Mitz, che ci ha scritto da casa. Non è un bellissimo grafico per quanto mi riguarda da interpretare. Cosa ci sai dire sul dollaro americano franco svizzero? Sì, è molto difficile da interpretare. Partiamo col dire che dollaro franco svizzero ha recuperato il 40% dopo la decisione dell'SNB di abbandonare il floor sull'euro franco, di conseguenza su tutti i cambi contro la valuta elvetica. È ritornato in area parità per poi riniziare una discesa salutare. In questo momento secondo me il cambio è costruttivo a rialzo, pertanto io proverei ad andare long in area 0,97 con stop non tanto larghi, in quanto c'è ancora un po' di possibile instabilità, ed è target intorno alla parità, quindi stop di 100 punti e un target di 250-300. Perfetto, sentiamo ora Mauro cosa ne pensa del dollaro franco-svizzero. Condivido in pieno l'analisi di Marco, anche io propendo per un ulteriore rialzo. Vedo che l'area 0,95 ha fatto da supporto e i prezzi sono ripartiti. Questo punto superato lo 0,98 mi aspetto di rivedere i massimi ante 15 gennaio, quindi a 1,02, per poi provare a allungare verso nuovi massimi. Quindi proverei a entrare al rialzo da questi livelli 0,97, 0,97,10, stop 0,95 e obiettivo 1,02. 1,02. Chiudiamo con l'ultima domanda, mi rivolgo sempre a Mauro, parliamo di euro lira turca, che livelli ci puoi dare? Allora, questo è un cross molto volatile, io non lo tratto per niente, quindi consiglio anche in questo caso size ridotte, spostiamoci su un grafico giornaliero per dare qualche livello. Monitorerei il livello di 2,90, allora al di sotto di questo livello proverei un ingresso short da 2,81-2,82 con target 2,40. Visto la volatilità potremmo raggiungerli anche in qualche giorno. Sopra 2,90 allora proverei un'operazione rialzista con target 3,20.
Mi raccomando, size ridotte perché è un cambio di altissima volatilità. Sì, non è tra i principali, non è tra i più tradati sicuramente. Marco, concludiamo con la tua opinione? Sì, io invece lo vorrei guardare su un grafico orario. È all'interno di un canale ribassista dove l'estremo superiore del canale passa a 2,81,50 e l'estremo inferiore a 2,77. Finché rimane in questo trading range io propenderei per un'operatività long, in quanto mi sembra costruttivo nel breve periodo, quindi una posizione long in area 2,80 con stop a 2,74 e dei target a 2,90-2,92, soprattutto dopo la rottura e potenziale di questa trend line da ribassista in area 2,82. Benissimo, abbiamo concluso allora con la super operatività dei nostri trader. Ringraziamo Marco Bo e Mauro Tartamelli, anche a loro buona Pasqua e ci sentiamo prossimamente. Grazie mille, buone feste a tutti. Buona Pasqua a tutti, ciao Ale. Ciao, ciao, ciao Ale, ciao Mauro. Ciao Marco. Fabio, allora vediamo adesso invece cosa ne pensano gli utenti di G, se hai visto qualche posizione interessante su questi cross che abbiamo appena... Sì, volentieri. Andiamo a vedere come si stanno muovendo i trader che hanno posizioni aperte su alcuni dei cambi di cui abbiamo discusso poco fa. Partiamo da euro-dollaro. Qui abbiamo un posizionamento che è per il 69% short, quindi anche chi ha posizioni aperte su questo cambio in questo momento sposa la tesi ribassista del cambio, quindi a favore di un ulteriore rapprezzamento del dollaro. Per quello che riguarda dollaro yen, di cui si è parlato lungamente quest'oggi, anche qui abbiamo un 64% long, quindi a favore di dollaro anche nei confronti della valuta nipponica. Per quello che riguarda invece il cable, quindi sterlina dollaro, qui abbiamo invece sostanziale parità, abbiamo 56% long. In questo caso probabilmente dovuto questo incremento del posizionamento long anche al tonfo che c'è stato questa mattina, insomma dopo l'uscita dei dati, dove come vediamo qui graficamente c'è stato un movimento ribassista particolarmente importante, quindi immagino che una delle motivazioni per cui c'è stato questo incremento sul posizionamento long sia questo crollo che c'è stato dello sterlina dollaro. Vediamo invece Euro-Australia, qui abbiamo 66% short, quindi posizionamento sull'apprezzamento del dollaro australiano rispetto all'euro, e invece dollaro-franco-svizzero, qui abbiamo 94% di posizioni long. Da notare che rispetto agli altri cambi che abbiamo visto, il numero di trader che ha posizioni aperte su questo cambio è inferiore, perché naturalmente dopo il 15 gennaio e la decisione della Banca Centrale Svizzera c'è molta attenzione da parte dei trader a lavorare cambi contro il franco svizzero, come insomma è naturale e corretto che sia, insomma, giustamente. Quindi è un 94% long, quindi anche chi ha posizioni aperte in questo momento sposa la view dei trader che hanno annunciato poco fa, e per cui propendono per un rialzo del dollaro su franco svizzero in questo momento. Benissimo, allora dedichiamo gli ultimi minuti di trasmissione all'approfondimento per chi inizia a fare trading nel Forex per chi inizia. È una questione che insomma mi ponevo anch'io, non è facile da distinguere le fasi di accumulazione e le fasi di distribuzione, non sempre è facile capire se si è in una fase di accumulazione o di distribuzione, da cosa lo si può intuire, insomma come si fa a vedere? Ma allora, esistono anche degli indicatori tecnici che danno una mano a rilevare queste fasi sul mercato. Sono però indicatori che nel caso del Forex non funzionano, non hanno senso, perché sono indicatori calcolati sui volumi. Questa è una ragione in più per dire che rilevare queste fasi all'interno di un trend
nelle valute è particolarmente difficile rispetto per esempio ai mercati azionari, siano essi azioni cash piuttosto che indici, future, quello che volete. C'è però la possibilità comunque graficamente di andare ad analizzare un trend di medio e lungo periodo e cercare di identificare proprio graficamente questi movimenti. Giusto per chi magari non sapesse di che cosa stiamo parlando, qui siamo proprio alla base di quella che è l'analisi tecnica, quindi parliamo di teoria di Dow che ci dice che esiste un trend principale, sia esso rialzista oppure ribassista, che al suo interno comprende dei sottotrend, quindi un trend secondario di un periodo più ristretto, e all'interno del trend secondario ci saranno ulteriori trend più piccoli, sempre di time frame ancora più contenuto. Ecco che quindi avremo un macro trend con, durante il ciclo di vita di questo macro trend, ipotizziamo rialzista, ci saranno dei movimenti di storno, insomma di respiro per quello che riguarda il mercato e questo movimento. Ecco che cercare di interpretare questi momenti di respiro ci può dare una mano nel posizionamento trading poi sul cambio o mercato che stiamo osservando. Ho portato qui un esempio, tra l'altro su dollaro yen di cui si è parlato oggi, dove si vede molto bene, questo è un grafico giornaliero, quindi abbiamo di fronte un grafico che rappresenta l'andamento del dollaro yen a partire dal 2011 fino ai giorni nostri, quindi abbiamo qualche anno naturalmente di andamento grafico. Abbiamo in questa prima fase tutta una fase laterale che è quella di accumulazione. L'accumulazione che cos'è? È la fase dove quelle che in gergo non vengono definite le mani forti, quindi gli operatori istituzionali, cominciano ad accumulare posizioni rialziste su quel mercato, e lo fanno in un arco di tempo abbastanza consistente per evitare di prendere posizioni molto importanti su quel mercato e chiaramente far salire poi i prezzi velocemente. Quindi in questa fase si assiste sempre ad un trend laterale prolungato, quindi il fatto di un trading range all'interno di dei valori più o meno definiti, proprio per evitare di far crescere i prezzi in maniera verticale subito. Al termine della fase di accumulazione vediamo una spinta rialzista che spesso è particolarmente corposa. Questo è il momento in cui sul mercato si inizia a parlare di quello strumento lì, che è interessante, che sta salendo, e quindi cresce l'interesse anche per gli investitori privati, per i trader su quel mercato, e quindi si comincia a comprare e il mercato sale. Dopodiché c'è la fase, spesso c'è questa seconda fase di riaccumulazione, ovvero una fase in cui chi aveva preso posizioni rialziste all'inizio vuole alleggerire un pochino il portafoglio e cominciare a prendere profitto su parte delle posizioni. Quindi anche qui abbiamo una fase simile graficamente a quella di accumulazione, dove ci sarà un trend laterale con un andamento quindi all'interno di un trading range dove gli istituzionali e chi aveva preso posizione rialzista più in basso cerca di scaricare un po' le posizioni. Dopodiché abbiamo un'ulteriore fase di accelerazione che è quella che viene definita un po' dell'euforia. Ovunque si parla di questo mercato, di come è salito, quindi c'è assolutamente ottimismo sulle aspettative ulteriormente rialziste di questo cross, e quindi tutti si mettono a comprare in questo caso quel cambio oppure quel mercato. Quindi ulteriore spinta molto molto forte di accelerazione, e poi abbiamo qui quella che potrebbe essere una fase di distribuzione. Distribuzione vuol dire che ancora si scaricano le posizioni rialziste che sono state prese prima. Normalmente, se è una fase questa di distribuzione, al termine di questa fascia laterale che vediamo sul grafico, ci si può attendere poi uno storno molto 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 importante con quella che viene definita fase di panico. In questo caso naturalmente parliamo di dollaro yen, per cui questa fase di distribuzione potrebbe essere in realtà un'ulteriore accumulazione. Diciamo che da un punto di vista tecnico si possono utilizzare questi trading range proprio con l'utilizzo che si fa banalmente dei rettangoli, per cui si disegna il rettangolo del trading range che stiamo andando ad osservare e si cerca di sfruttare la rottura a rialzo o a ribasso
e a quel punto possiamo cercare di capire se ci troviamo in una fase di distribuzione vera, quindi attenzione, inversione di trend in atto, oppure di riaccumulazione ulteriore per propendere poi ulteriormente per un'accelerazione rialzista. Benissimo, grazie Fabio, sei stato molto eloquente, sei stato molto chiaro, ti diamo appuntamento alle prossime puntate, anche a te buona Pasqua. Grazie, auguri a tutti, buone feste. Siamo in chiusura, ricordo gli indirizzi a cui potete scrivere le vostre domande via email a forextime@finanzaonline.com, via Twitter a @_forextime. Il prossimo appuntamento con Forex Time in diretta dagli studi di Finanza Online TV è per mercoledì 8 aprile alle ore 11. Vi auguro buon Forex e buona Pasqua.